5 viene soprannominato lo stregone bianco, lo rivedremo ai campionati del mondo alla guida del Sudafrica. Giovane numero 12, Mayala Nkweni, che è stato bravissimo contro il Sudafrica, che scatta, cerca spazio sulla destra, c'è un intervento da parte di Liad. Dalla linea di fondo il cross e la palla che ballonzola nei pressi dell'area piccola. Grande opportunità. La palla dentro e c'è questo liscio e il Burkina in vantaggio. Burkina in vantaggio dopo 5 minuti e 30 nel corso del primo tempo. Vediamo come si è sviluppata l'azione, perché è stata molto rapida, e vediamo anche se c'è la conferma del gol del 17enne Alassan Ouedraogo. La rimessa laterale di Kimoto, il colpo di testa invece di Bembuana. Tra squalifiche ed infortuni, contrattacco degli e c'è lavoro per Mayala sul rilancio di Barro, che in questo momento con Simba. Tonduela, un'ovazione per Simba, sinistro radente ma centrale il pallone, ancora alla profondità l'uscita di Mayala. Proprio sul numero 13 Kambu, che riberta ancora il giovane Ouedraogo, e tocco corto, la presa di Mayala. Vedete come sia facile per il Burkina arrivare quasi a stretto contatto di Mayala. Doppia conclusione, difesa del Congo in difficoltà. Simba, il recupero, il dribbling ancora e il destro tra gli applausi di Nafon. Riparte Meka, posizione regolare in area, dentro, e in effetti si dispera tonte questi ragazzi che comunque sono Simba messo giù, prosegue l'azione, no, fermata. E dalla linea di fondo un dribbling forse in più, e c'è questa difesa strenua. Scatta ancora il giovanissimo Ouedraogo. Incredibile. Ha sfiorato il 2-0, una velocità micidiale. Conclusione da fuori, ben piazzato Diarra. Operata da Selenge, uno dei difensori. L'uscita di Mayala, anticipato però da Selenge. Rivediamo ancora. Svetta su tutti Mutamba. Traor, ancora Traor in area. E poi c'è questo recupero provvidenziale da parte di Bacca su Net. A mio avviso l'entrata sul pallone. Rivediamo ancora Roussier, che ripartono, posizione irregolare da parte di Kimoto. Buona l'opportunità, deviazione, e poi c'è questa carica su Diarra. Si scaldano gli animi, velocissimo Kasongo, Iolo. E c'è intanto il fischio del direttore di gara. Partiti. Kasongo. Il destro in corsa, che non infastidisce Diarra. Scatta ancora Ouedraogo. L'uscita di Mayala.
portato il pallone troppo in profondità, lo ha tornando, non dava comunque fastidio, non incideva nell'azione. Mentre ora c'è questa e poi questo destro incredibile e imprendibile di Barro, Oumar Barro, che porta sul 2-0 il Burkina. Grande azione personale di Barro e destro in corsa, una fucilata, e Trussier non cambia affatto espressione. Ma Burkina, altro destro e terzo gol, è un tiro al bersaglio, battuto ancora una volta Maiala, grande destro in corsa direttamente sugli sviluppi di calcio d'angolo. Rivediamo. Saetta da fuori area e il gol del 3-0. Dovrebbe trattarsi di Diabat. Cerchiamo con Prateria ormai a loro disposizione, ancora Diabat, pericolo. Seguire il nuovo entrato Seydou Traoré, lo ferma Simba. Prova la conclusione, c'è una deviazione di Diabat, attacca il Burkina e poi probabilmente si stira Kimoto dopo essere entrato in collisione con Ousmane Sanou. Vedete che reclama l'intervento della panchina. Parte intanto il cross, Maiala in uscita, branca impresa, ma non è felice il suo movimento. Diabat, il Burkina ormai padrone del campo, velocissimo ancora, e il recupero di del solito Bakassou. Lo scatto ancora di Traoré, velocissimo, a tu per tu con Maiala. Il tocco un istante prima dell'uscita dell'estremo difensore del Congo, ma sono e Meka la finta e la traversa, c'è sfortuna per il Congo questa volta, la finta di Meka. Fatto sua nei primi 10 minuti, Burkina che esiste ancora in attacco, ci prova, deviazione sulla posizione regolare, Kasongo e recupero fondamentale di Talle, a cercare Kasongo in area, il destro e la palla che si infila in rete, ma ha segnato il numero 14 Mungongo. E il gol della consolazione per il Congo alla mezz'ora, qualche secondo in più del secondo tempo. Tondelua, il tocco d'esterno e Keka dentro ancora e reclama giustamente Kizombe. Intanto c'è questo disimpegno difensivo, 8 minuti, 9 minuti della partita. Tondelua, grandissima opportunità sprecata. Ha avuto una ghiotta opportunità Tondelua, sfruttando ancora una volta traversone per la testa di Tondelua, quindi ancora Kasongo da fuori. E intanto il quarto gol del Burkina sulla iniziativa di Traoré. E Talle, il difensore Talle, è andato a siglare la quarta rete, esulta anche il portiere Diar, e partita che credo si chiude definitivamente su questa azione, sullo scatto di Seydou Traoré, ezionale conseguito dalla formazione del Burkina. Perde intanto stupidamente palla Diarra e Kasongo riduce ancora le distanze. Una leggerezza di Diarra, rivediamo il cross di Bapupè. La possibilità per Tonduela ancora ed è 4-3, incredibile, incredibile per Tondelua, il gol del 4-3. Davvero sciagurato il Burkina
E ora vedete come i leoni del Congo. Insiste ancora il Congo. Parte il cross, il colpo di testa e il gol del 4-4. Incredibile, incredibile, incredibile. 4-4 con Mungongo, ancora lui. E Trussier, questa volta impassibile. Il Burkina Faso ha buttato via una partita vinta a pochissimi minuti dalla conclusione. Scattano ancora in contropiede i giocatori del Congo, fischia. Ed è il gol dell'1-0. Quindi Congo in vantaggio. E la parata di Maiala sul tiro di Traor. Che hanno riaperto la partita. Palla dentro, primo gol quindi per il Burkina con Sanu, 2-1. Non fallisce nemmeno Kizombe, siamo sul 3-1 dal dischetto. Burkina che è in ritardo però dal dischetto. E alla Coppa d'Africa. E il gol del 4-1, Congo irraggiungibile e Congo che recupera incredibilmente, guardate le scene di giù.